Non essendo riuscito a lanciare la fotocamera a velocità prossime a quelle della luce per verificare le note teorie della relatività ristretta di Alberto Einstein, ho ripiegato sui timelapse dove la velocità della fotocamera è nulla ed il tempo di scatto è ad intervalli costanti. I timelapse servono principalmente per accelerare cambiamenti molto lenti che a velocità normale sarebbero poco o per nulla percettibili, come il movimento delle nuvole, lo sbocciare di un fiore o il proliferare della muffa nel frigo. Lo standard video europeo PAL prevede una sequenza di 25 fotogrammi al secondo, pertanto se si scattano 25 foto ad intervalli di un secondo, creando una sequenza in standard PAL, si avrà un video accelerato a 25x della durata di un secondo. Per iniziare a sperimentare i timelapse si può anche semplicemente installare sul proprio smartphone una delle app dedicate come Framelapse per Android oppure Timelapse per iOS, oppure acquistare una fotocamera che prevede la funzionalità Timelapse. Quando si è alle prime armi è sempre meglio affidarsi alle impostazioni predefinite ed automatiche, per poi passare a quelle manuali nei casi in cui bisogna intervenire sull'intervallo di scatto, sulla messa a fuoco, sul bilanciamento del bianco, sull'esposizione e sulla profondità di campo. Di solito un generico intervallo di scatto di un secondo per i primi esperimenti va più che bene, ma altrettanto se non più importanti sono la scelta del soggetto, il luogo, il meteo e l'orario, nonché un bel treppiede per rendere lo smartphone o la fotocamera il più stabile possibile. Una volta sistemato il tutto, impostati i parametri sullo smartphone o sulla fotocamera ed avviata la registrazione, si dovrà solo pazientare e non toccare più nulla, se sono stati impostati anche il numero di scatti massimi oppure solo interrompere la registrazione in caso contrario. Approfittando della schiarita dopo un bell'acquazzone di inizio inverno sulla costa bassomaresana al confine con l'Abruzzo nel centro-sud Italia, mi sono messo alla ricerca di un comodo posto per immortalare il tramonto che vede scomparire il sole all'orizzonte, dietro la Maiella, considerata dai locali la madre delle montagne per le sue rocce che ricordano le rotondità femminili e che è il secondo massiccio più alto degli Appennini continentali dopo il Gran Sasso. La diffusione delle varie onde che formano la luce è resa ancora più incantevole grazie alla presenza delle nuvole che insieme al sole basso consentono il passaggio delle frequenze del giallo, arancio, rosso, bloccando quelle blu e viola, regalando un vortice di tonalità dal giallo al rosso fuoco che man mano si spegne per dare spazio all'oscurità della notte. Il breve timelapse di 14 secondi che ho realizzato del tramonto impostato ad intervalli di 5 secondi ha richiesto 360 scatti ed una sessione di 30 minuti. Ne ho approfittato anche per testare alcuni profili colore della fotocamera, filmando i percorsi di andata e ritorno verso il comodo spiazzale del centro commerciale dove ho posizionato il treppiede. I timelapse possono essere realizzati anche semplicemente accelerando dei video, ma quelli fatti con tecnica fotografica sono nettamente migliori, sia dal punto di vista tecnico che visivo. I percorsi stradali urbani, extraurbani ed interpodelari che ho filmato sono video semplicemente accelerati a 10x. Per fortuna non sono apparsi né santi né madonne ad impallare la ripresa del timelapse. Probabilmente erano a fare una comparsata a Medjugorje. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao.